I'm feeling better than all days. Honey's looking over and they jacking as always. It's about 85 on a warm summer day. Damn, let me tell, I see it coming my way. Hello, mama, I'm looking at your tatas, thinking to myself, can I take it any further? My eyes playing tricks, you the best that I done seen. Can I get your cell? No need to be me. Come over here, let me whisper in your ear. Got a man, understand what he do this year. A day in the life, probably do it tomorrow. Ain't nothing wrong looking up like a superstar, cause player, game on, player, pick it up, daddy, where your eyes at? Player, game don't stop, we ride high, take it out for a little spin. I think now, ghost that, player, game on, player, pick it up, baby, where your eyes at? Player, game don't stop, we ride high, take it out for a little spin. I think now, ghost that. About 11:45 at night, that is, I realize that I can't drive. It's alright, there's a party going on. About halfway through, yo, they playing my song. I need a honey to dance with, somebody I can feel on, maybe romance with. About that time, let's get the groove on. I'm doing two steps to a brand new song. One step, two step, two step, three step, three step, four step, four step, five step, five step, six step. I'm about done, baby girl, take me home, that's it. Don't stop. Player, game on, player, pick it up, that's where your eyes at. Player, game don't stop, we ride high, take it out for a little spin. I think now, don't stop. Player, game on, player, pick it up, baby, where your eyes at. Player, game don't stop, we ride high, take it out for a little spin. I think now, don't stop. Player, game on, player, pick it up, that's where your eyes at. Player, game don't stop, we ride high, take it out for a little spin. I think now, don't stop. Player, game on, player, pick it up, baby, where your eyes at. Player, game don't stop, we ride high, take it out for a little spin. I think now, don't stop. A tutte da Vittorio Bonanni, e questa volta parleremo di Totti e della sua fragilità che come uomo alla fine della carriera di calciatore ha saputo e voluto esprimere domenica. E questa volta ne parleremo con Roberto Gramiccia, ex critico d'arte di Liberazione, esperto d'arte, appunto medico, ed autore del libro Elogio della fragilità, edito da Mimesis, è disponibile in libreria e online. È un volume dove appunto l'autore parla di questo aspetto della condizione umana che l'ex capitano della Roma ha messo in evidenza così platealmente. Buongiorno Roberto, appunto la domanda è: ma anche i campioni sono fragili? Buongiorno a voi, sì, evidentemente anche i campioni sono fragili. In questo libro che tu citavi io tendo a dimostrare, credo di esserci riuscito in maniera cordiale e discorsiva, che tutti gli uomini sono fragili, essendo che anche Totti è un uomo, è fragile pure lui. Semmai il fatto che è meritevole di considerazione e di sottolineatura è che lui abbia dimostrato questa cosa in tutta la sua evidenza, giustamente plateale, come tu dicevi, senza farsi velo di esitazioni legate a un ruolo che evidentemente lo fa somigliare, come dire, a una specie di semidio, soprattutto nell'ambiente romano. Questo fatto mi è sembrato significativo, interessante anche da un punto di vista culturale e antropologico, e ne parlo volentieri con te oggi, anzi ti ringrazio di avermi dato questa opportunità. In questo suo esprimersi così genuino, Totti potremmo dire che si è distinto e si distingue da tanti suoi ex colleghi, da un mondo che si caratterizza spesso in maniera diversa. Le fragilità ci sono in tanti club sportivi e calciatori, però certo quello è un mondo appunto molto ricco, insomma, dove spesso le persone si trasformano, diventano anche un po' artificiali. Certo,
senza voler fare di Totti un santino, che forse non è il caso evidentemente, non c'è dubbio che lui dimostri un tasso di umanità e di autenticità che è forse anche una delle ragioni del suo straordinario, della sua straordinaria popolarità, che è trasversale poi dall'altro, come dire, attraverso ceti sociali, culture, gusti. È vero che sotto c'è l'amore per una squadra, che è una squadra importante, insomma, che c'ha tantissimi tifosi, ma sicuramente è anche vero che questa autenticità evidentemente ha pagato. Nel caso ha pagato nel senso di fornire a Totti l'opportunità di godere di una popolarità evidentemente straordinaria. Il filmato dell'evento del suo discorso all'Olimpico è significativo in questo senso. Secondo me la cosa si presta anche a riflessioni che vanno al di là dello specifico e permettono di fare, come dire, delle considerazioni più generali, più astratte, nella misura in cui viene dimostrato come l'esibizione della propria fragilità, Totti addirittura dice: aiutatemi perché davanti a me vedo una strada buia che non riesco a capire quale sbocco avrà. Questa ammissione così sincera produce poi una moltiplicazione dei consensi attorno al personaggio, che esibendo la sua debolezza non solo non si dimostra fragile, ma si dimostra più forte degli altri che la nascondono. Appunto, proprio questa domanda volevo fare. Quindi si tratta di una fragilità che poi in tutti questi anni, e probabilmente, non lo sappiamo ancora, anche nel futuro si è trasformata e si trasformerà in forza. Assolutamente sì, ed è un fatto che è dimostrato intanto dalla notorietà e dai consensi che in ambito sportivo questo personaggio ha e riscuota, insomma. E poi proprio anche dalle modalità attraverso le quali normalmente questi messaggi passano, che sono modalità, ripeto, di tipo opposto. Normalmente è la forza, l'idea del carisma che non conosce limiti, l'uomo solo al comando, per fare una divagazione che può riguardare. Ecco, io dico, per esempio, mi viene di forse una sciocchezza: Renzi, una cosa, una performance del genere non l'avrebbe mai fatta, preso com'è, certo, la sua idea di dirigismo, come dire, culturale e politico, no? Che chiaramente Renzi rappresenta un modello culturale di un certo, politico e culturale di un certo tipo. Totti, senza dare chiaramente, senza fornire chiavi di interpretazioni politiche al suo operato, che sarebbe buffo e ridicolo, istintivamente esprime un modello altro di comunicazione, che si è dimostrato vincente evidentemente. Certo. A proposito di forza, la debolezza che può trasformarsi in un valore aggiunto è la filosofia un po' del tuo libro. Ce ne vuoi parlare in maniera più approfondita, insomma? Io ti ringrazio di questa opportunità. Il libro, tanto per cominciare, è un libro che è di facile lettura, non è un libro di filosofia, intreccia la narrazione di mie esperienze personali, ci sono degli spunti autobiografici, e fondamentalmente tende a dimostrare come la fragilità, si diceva parlando di Totti, non sia soltanto un vincolo, non sia soltanto una fregatura, ma possa essere una straordinaria opportunità laddove la riflessione e il riconoscimento di essa possa rappresentare il trampolino di lancio per una risposta personale e anche collettiva laddove si parla di fragilità sociale. Nel libro io sottolineo, credo con sufficiente chiarezza, che esiste una fragilità individuale che, come dire, si poggia sul profilo della nostra individualità, di come noi siamo fatti, ma esiste anche una fragilità sociale che dipende dalla nostra collocazione più o meno fortunata all'interno. Chiudiamo qui questa giornata di programmazione così densa di appuntamenti. C'è stato qualche problema tecnico con la registrazione
quindi magari vedremo se di riuscire a recuperare l'intervista integrale, ma insomma il senso dell'intervista a Roberto Gramiccia, al professor Roberto Gramiccia, si capiva benissimo questa riflessione su Totti, sulla sua richiesta d'aiuto corale al popolo dei tifosi che l'hanno osannato nel suo addio alla Roma, e magari se c'è qualche opinione tra gli edicolanti sicuramente sarà benvenuta, magari potete mandare un podcast al 338 3716 8 e 33, vediamo un po' di aprire anche questo confronto e capire magari che cosa ne pensa o cosa ha detto l'opinione pubblica così a contatto con gli edicolanti. Bene, è tutto per il momento. Io vi ringrazio per l'ascolto. L'appuntamento è domani alle 9.30 con la traccia musicale, alle 10 con il GR e la rassegna stampa. Un abbraccio a tutti da Fabio Sebastiani.